Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Pregassona, sono qua per mostrarvi un bellissimo appartamento di 4 e mezzo locali in uno stabile di recentissima costruzione. Sono al settimo ed ultimo piano e da questa parte l'appartamento, venite a vederlo. Ed eccomi qua, si accede direttamente nella zona giorno, porta blindata all'ingresso e si è subito nell'ampio salotto con cucina all'americana. La cucina è accessoriata di cantinetta per i vini, frigorifero americano, quindi con anche il congelatore annesso dove è possibile fare bevande ghiacciate, tritare il ghiaccio, un comodo forno a microonde e forno ad aria calda a mezza altezza e un piano cottura a induzione a 6 zone di cottura e poi ovviamente la lavastoviglie. Tutti gli elettrodomestici sono di marca Miele. La cucina affaccia sull'ampio salotto, abbiamo circa 30 metri quadri di superficie. E poi da questa parte è già possibile uscire sull'ampia terrazza di circa 50 metri quadri che poi circonda praticamente tutto l'appartamento. Due delle tre camere hanno la possibilità anche loro di uscire sulla terrazza. Adesso andiamo a vedere la zona notte e quello che offre il resto dell'appartamento. Da questa parte. Allora, un atrio di ingresso che porta poi un disimpegno che porta poi alle stanze, servito da un comodo bagno di servizio. Un armadio a muro in cui è anche contenuta la lavatrice dell'appartamento. Poi è possibile anche eventualmente usufruire della lavanderia condominiale. Da questa parte. Qui inizia la zona notte, si può tranquillamente separare con questa porta, una prima camera singola alle mie spalle, la seconda singola e da questa parte invece si trova la camera matrimoniale. Qui invece il bagno che serve le due camerette, questo è completo di box doccia, il lavabo con doppio cassetto e anche il bidet. Mi trovo nella camera matrimoniale, quindi qua si trova il bagno come anticamera e questo è tutto lo spazio della camera. Da qua è possibile uscire sulla grande terrazza. Eccomi sul grande balcone, ha una forma ad L, circonda praticamente due fianchi dell'appartamento. Abbiamo di fatto solo una delle tre camere che non esce sul balcone. Oltre 50 metri quadri, accessibile appunto anche dal salotto, dalla zona giorno. E poi si gode di una vista aperta, addirittura da quella parte si intravede il lago. Poi una vista prevalentemente sulle montagne e sulla città, una vista urbana. Abbiamo completato il nostro tour, vi invito a venire personalmente a vedere questo bellissimo appartamento. Mi auguro sia la soluzione ideale e quello che cercate per voi e per la vostra famiglia. Vi aspettiamo, grazie, viverti!